Ciao, sono Valentina di Forum Salute, come stai? Ecco qualche veloce e semplice consiglio per farti sentire un po' meglio. Allergie alimentari, quanta confusione. Cosa sono? Cosa provocano? Come riconoscerle? Provo a darti qualche dritta. L'allergia alimentare è una reazione esagerata del sistema immunitario a un agente estraneo che entra in contatto con l'organismo. A causa di questo malfunzionamento, sostanze innocue vengono scambiate per dannose. Queste sostanze si chiamano allergeni e solitamente tutto questo avviene per ragioni ereditarie. Per diagnosticare un'allergia alimentare è indispensabile fare un'anamnesi del paziente e della sua storia familiare. Per confermare il sospetto si può effettuare il test per la ricerca delle IgE, che però non fornisce informazioni sullo specifico agente incriminato. L'esame del sangue che permette di verificare se c'è produzione di anticorpi nei confronti di specifici alimenti è il RAST test. Un ultimo test, in realtà il più specifico per attestare un'allergia alimentare, è quello di provocazione. Consiste nel somministrare al paziente l'alimento sospetto per poi osservarne le eventuali reazioni. Latte vaccino, uova, soia, nocciole, noci, arachidi, anacardi, cioccolato, crostacei, molluschi, alcuni pesci, grano, sesamo, legumi, pomodori e frutta, in particolare le fragole e gli agrumi. La reazione allergica verso alcuni cibi come il latte o le uova di solito scompare durante la crescita, mentre persiste quella verso i crostacei e il pesce. Subito dopo aver mangiato un certo cibo, possono comparire prurito e gonfiori di labbra, palato e gola. Poi possono presentarsi nausea, vomito, crampi, diarrea. Ma non sono rare neppure le manifestazioni cutanee come orticaria ed eczema e quelle dell'apparato respiratorio come tosse e naso che cola. Occhio che nei casi più gravi si può arrivare persino allo shock anafilattico. Quindi, se mangiando alcuni cibi avverti fastidio, parlane subito col tuo medico, che saprà sicuramente indirizzarti nel modo giusto. Prova a seguire questi consigli. Spero possano aiutarti a farti sentire un po' meglio. Ciao!